Barcellivari abbiamo visto. Mamma mia, tripletta di Di Maria, il fideo, tanto criticato dai tifosi juventini. Oggi l'esitisce tutti quanti, cioè gli mette proprio una pietra sopra a tutti i tifosi juventini che si permettevano di criticare questo campione. E invece la Lazio passa, ma che partita proprio da narcolessia, mamma mia. Andrò a parlare di un'altra Juve e quello è Lazio in questo video, vi aiuto like, commento e iscrivetevi con il like, campanellina, così importantissimo, a voi ci mettete poco per farlo, quindi fatelo che non sono poco. E con 5 semplici video, con 5 semplici cose da fare, rimanete aggiornati sul mio canale a 360 gradi e passate da tutti i sacrosanti link qua sotto in descrizione. Allora, da dove partiamo? Partiamo da una partita da narcolessia. Una partita da narcolessia che credo ci metterò poco ad analizzarla. Ovvero Cluj-Lazio. Cluj-Lazio termina sul risultato di 0-0, veramente una partita da addormentarsi, sapete, no? Quando le squadre fanno un botto di tiri ma non creano un cazzo di concreto, ecco. È proprio quella lì. È proprio la partita perfetta per descrivere Cluj-Lazio. Una partita proprio da narcolessia, certo. La Lazio crea le occasioni migliori, ma non riesce a concretizzarla. Si sapeva che il Romagna, do cazzo sta il culo, non lo so. Era difficile andare là a giocarsela da loro e si è visto, perché è stata una partita moscia, ma moscia, 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 moscia. Una partita veramente moscia. Moscia. Mamma mia. Comunque la Lazio qualche occasione, la Lazio la crea, è vero. Aveva vinto 1-0 al ritorno, quello è bastato perché non hanno più segnato. C'è solo un rosso a Muar per il Cluj per un brutto fallo. Adesso non mi ricordo su chi, ma ha fatto un brutto fallo. Ma nel resto proprio nulla, giusto qualche occasione da parte della Lazio, ma nulla. Partire dalla narcolessia, il ritorno tra Cluj e Lazio, ma la Lazio passa grazie all'1-0 contro. All'1-0 fatta l'andata. Questo c'è da dire, anzi vi aggiungo una cosa, se la Lazio dovesse giocare come stasera, se la scorda la conferenza, secondo me almeno, eh. Comunque la Lazio passa e vediamo che becca gli ottavi, ma si può sicuramente migliorare, ecco. E passiamo a una Juve spettacolare, ma soprattutto a un Di Maria spettacolare. Perché la Juve domina, il Lazio non è mai sceso in campo, e sottolineiamo e circoscriviamo, mai sceso in campo, e la Juve strapazza, la Juve crea tante occasioni, poteva fare anche 6 gol la Juve stasera, se ipotizziamo, con un super Di Maria che al quinto fa il primo gol della triade di stasera, su un passaggio di Vangeli con una botta imparabile nella destra dove il portiere non ci può arrivare. Poi al 18° viene espulso Pallois dopo la revisione al VAR perché aveva toccato in mano, si era meravigliato con l'ufficio, ma era rigore netto. Ed è stato buttato fuori per proteste. Di Maria tira un rigore imparabile. Un rigore imparabile alla destra con una freddezza glaciale che fa paura. E fa 2-0. La Juve continua ad attaccare, continua ad attaccare, ma non riesce a trovare il 3-0 che avrebbe ipoteticamente chiuso la partita. E Malagrava al 78°, di nuovo con Di Maria, che stasera si porta a casa il pallone. E con un tiro di una potenza incredibile, 3-0-2, partita meritata. Nant mai sceso in campo, e sottolineiamo mai sceso in campo, la Juve ne approfitta, crea tanto e giganteggia addirittura con un super Di Maria. E adesso vanno gli ottavi meritatamente. Io ve l'ho detto, la Juve stasera doveva vincere perché l'Europa League è assolutamente un obiettivo che è alla portata per una Juve in forma come questa qui, super Di Maria, e se si è sempre così.
Si può vincere l'Europa League e puntare a una clamorosa Europa League o Champions in campionato. Queste sono le mie su Club Lazio e Nantes Juve. Noi ci vediamo stasera con Roma Salisburgo e Fiorentina Braga. Bye bye!